Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Modern Warfare 2. Oggi ci infiltriamo nella villa del senza nome e scopriamo finalmente la sua identità. Poi ci attende un epico assalto in mezzo all'oceano, dove pare si siano rifugiati i nemici. Ma la situazione prende una brutta piega, qualcuno ci tradisce e rimaniamo soli, feriti e braccati. Buona visione! È la casa di Alzinombre? No, il suo lugartenientes. Un luogotenente del cartello? Te l'avevo detto, stai imparando. Pare che stasera ci saranno tutti i VIP di Las Almas qui. Alcuni invitati, altri... Sollecitati? Sì. Di che parleranno? Nosotros. Las Almas è in fiamme. Vogliono sapere chi è stato. Se nome ci sarà, vero? Non ne ho idea, ma è la nostra occasione. Cogliamola. Coi miei Shadow potrei prendermi tutto il paese. Io preferirei di no. Intendo dire che una villa non è un problema. E il Sinnombre ci serve vivo. Allora, dobbiamo incontrarlo. Come? Vogliono informazioni? Diamogliele. Vogliono sapere chi siamo? Diciamoglielo. Di persona? Corretto. Uno di noi entra, trova il boss e lo prende. Vado io. No, Soap! Se entri lì dentro sei morto, hermano. Correrò questo rischio. Siamo venuti qui per fermare un missile, e allora fermiamolo. Informazioni in cambio del Sinnombre. E se è lì, lo colpiamo. Orale, tiene suevos, cabron. Ma là dentro ti servirà una mano. Vengo anch'io. Io darò copertura. Shadow sarà in zona con un elicottero. Ci sto. E vorranno delle prove. Tieni questa. Non so perché, vediamo, ma Graves non mi convince. Forza, mettiamoci al lavoro. È troppo carico e troppo americano. È il Sinnombre. 1 novembre 2022. Ma mi son perso Halloween, ma dai. Shadow in sorvolo. Ok, tutto pronto. C'è spazio per atterrare sul tetto. Confermo. Sì, ma quanta gente ci sarà dentro? Due armati, ingresso principale. Alejandro, come procede? Un vaquero dentro. Oh, cazzo, come hai fatto? Con le cattive. Ah, si è travestito, ha rubato un costume. Sì, vabbè, una divisa. Ui! Visuale su Soap. L'ora della verità. Ma perché? Adesso sì. Lo portano dentro. Alle palle. Spero ce la faccia. È un piano folle, siamo onesti. Hermano. Alejandro. Come hai... Non ora. Senti. Dagli corda là dentro. Non mentire. Di quello che vogliono o non sopravvivrai. Devo dirgli tutto. Tutto. Forze speciali messicane, mercenari americani, Shadow Company, Philip Graves. Tutta la verità. Anche il tuo nome? Oh, porco cane, buongiorno. È lui. Signor sì. Hai un nome, gringo? Franco. Mi chiamano Soap. E che nome sarebbe Soap? Vuol dire che mi lavo tanto. Andiamo. Voglio vedere il Sinnombre. Cerca il boss. Sei vivo solo perché potresti avere delle informazioni. E spero siano utili, Guero. O giuro che ti stacco quella testa di cazzo. Oh, a Mastro Lindo, stai calmino? Esci dal mio ascensore, cazzo. Questa è casa mia. Cammina! Oh, spavento! Vedrai il boss quando lo dico io. Tu parlerai solo se interpellato. Ok. E lo massimo importante. Dirai la verità. Certo! Altrimenti, finirai in pasto ai cani. Ma sono vegetariano? Non sono un buon pasto per cani? Che cazzo stai facendo? Sono giorni che non dormo. Il boss ha detto niente droghe. Scusa, Diego, mi serve per restare concentrato. Oh! Ora è molto più concentrato grazie a quel pugno. Obbedisci! Hai cazzo di ordini! Beh, scientificamente hai dimostrato che prendere calci in faccia ti rendono più concentrato. Il dolore ti farà ragionare. Torna al lavoro. La salma è in guerra. Vuoi vincere? Non disobbedire. Va bene. È così che l'organizzazione sopravvive. Ed è il motivo per cui il boss è qui. Il Sinnombre è qui sotto. No.
È solo la sua sicaria personale. Oh, oh, non promette bene. Oh, perfetto. Un gringo. Un altro. Aia. Qualcuno non ha fatto una buona fine? Siediti. Scusi, mi può togliere il cadavere? Che sono allergico ai cadaveri. Porti pazienza, eh. Grazie, molto gentile. Potremmo dare una pulita, magari, che c'è un po' di sangue dappertutto. E che cocchio. E questo chi è? Si chiama Sapone. È venuto lui. Sapone? Mi prendi per il culo? Magari dopo. E l'hai fatto passare? Davvero? Ha delle informazioni. Oh, ma che fate? Signora? Stronzo di merda! Non abbiamo idea di chi sia e lui ci ha visto in faccia! Valeria, abbiamo bisogno di informazioni. Può aiutarci? Spero che ne valga la pena, altrimenti... dopo aver ucciso questo stronzo su quella sedia ci finirai tu. Questi si attaccano tra di loro. Mamma mia, oh ragazzi, non vi invidio, eh. Niños. Dica. È semplice. Io faccio le domande e voi dite la verità. Non dovete dirmi bugie. Certo, mamma. Di recente stavamo proteggendo un amico sulle montagne. Qualcuno ci ha attaccati. Chi? Rocco Siffredi. C'era un gran caos, non ho visto. Più forte, non ti sento. Io credo sia stato il cartello dei rivali. Tocca a te, Blanchito. Chi ci ha attaccati? Cosa sta accadendo? Forze speciali in Mezzagane. Non è opera del cartello. Sono state le forze speciali messicane. Abbiamo trovato i corpi. Fuerzas especiales. Ora, perché uno straniero sa che erano le forze speciali messicane e tu no? Forse era lì. Non è vero. Stronzo. E forse c'era anche lui. Non è vero. C'erano degli stranieri con le forze speciali messicane. Chi erano? Li abbiamo sentiti urlare. Non erano messicani. Erano con i gringo, come lui. Sì. Perché faccio parte di tutti gli americani io. Mercenari americani. Mercenari americani. Quelli della Shadow Company. Los Vaqueros stanno lavorando con i mercenari, stupido. Quei pezzi di merda. Ecco, visto! Avevo ragione! Sono stati gringo! Ma stati zitto! Puoi provare l'esistenza di questa Shadow Company, idiota? Non posso dimostrarlo. Io sì. E tu? Hai qualche prova? Ce l'ho qui nei pantaloni! Prova nella mia tasca. Intendevo nella tasca, eh? Per fortuna che Graves ce l'ha dato. Che cos'è? Lo stemma della Shadow Company. La prova. Che me lo dai un bel bacetto? Chi guida la Shadow? Voglio un nome. Rocco, te l'ho già detto prima, santo cielo. Philip Graves. Philip Graves. Phil Graves. Tenebroso. Ma gusta. Questo Graves, che cosa vuole? L'iraniano. Vuole Hassan. Come fa a saperlo? Non puoi fidarti di lui. Non puoi. Dammi retta. Tu non ci hai detto un cazzo, imbecille. Ti paghiamo bene, pure lo straniero ne sa più di te. No, facciamo fuori questo bastardo inutile. Con piacere, Valeria. Addio, signore. Arca boiazza. Che bonito. Bel lavoro. Non male. Mettiamoci al lavoro. Yay! Andiamo di sopra. Mi hanno reclutato, che bello. Ok, non muoviti, Guero. Mi sono tipo cagato nelle mutande dalla paura, ma vabbè, dettagli. Quanto pagate voi, peraltro? Ficcatelo in testa, con te abbiamo finito. Oh, e basta! Deciderà la tua sorte. Datevi da fare, cavrones. Ok, ok, non si parla di soldi, mamma mia, oh. Sì che, voglio dire, i soldi non vi mancano? Muovi il culo, cavrò. Ok, ok, devo accelerare, scusi, capo. Valeria. Aie! Non le stavo guardando le tette, giuro. Los Vaqueros si muovono velocemente. Io sarò nell'attico con El Sinnombre. Quando vedrò El Sinnombre? Adesso Valeria deve parlare con il boss. Tu aspetterai con gli altri. Ho la sensazione che El Sinnombre sarà molto interessato a parlare con te. Ho la sensazione che non vorrà solo parlare. Tu aspetti
qua, Soap. Io sarò nell'offrenda. Niente interruzioni. Va bene, capo. Ci ho già pensato io. Ti aspettano fuori. Ok, dategli una maschera e sorvegliatelo. Sei vivo, Alejandro. Sei vivo anche tu. Il sin nombre è nell'attico, secondo piano. Servirà un tesserino. Ce l'ha Diego. Tieni questo. Oh! Benone. Prendi. Una maschera. Non tutti possono farsi vedere col cartello. Contatto radio. Mi senti? Ti sento. Perfetto. Andiamo. Porcaccia la miseria. Sono pronto! Cosa abbiamo? Il sin nombre è nell'attico. Secondo piano. Posso aiutarti? L'ascensore è la via migliore. Basterà il tesserino di Diego. Dov'è Diego? L'offrenda. Primo piano. Vedi niente, tenente? Se capisci com'è arrivare sul tetto, c'è un accesso all'attico. Comunque sia, devo salire. Cuidado, hermano. Se le guardie ti beccano là o nel garage, ti spareranno a vista. Che culo! Cosa c'è nel garage? Non so, ma Diego ci tiene molto. Troviamo il sin nombre e facciamola finita. Chiudo. Nadie può passar per qui. Fatemi dare un'occhiata in giro nel frattempo. Uila! C'è il baretto figo. Ma che sta gente si tratta bene. Posso prendere una bottiglia? Una bottiglia. Utile per distrarre le guardie. Oh! Ok, facciamo scorta di bottiglie. Ah, solo due ne posso portare via. Coltelli da lancio! Ho trovato un coltello da lancio. Bene, ti aiuterà a non farti scoprire. Ma che figata! Mi sto rifornendo tantissimo. Ma che sta gente non è molto furba in effetti, eh. Quindi abbiamo tutte le maschere e non è possibile riconoscerci a vicenda. Ok, vediamo se passando dall'esterno riusciamo a raggiungere il piano superiore senza destare troppi sospetti. Buongiorno. Ok, qui sono autorizzato a stare? C'è un terrazzino là sopra. Il problema è che più di due coltelli non posso portar via. Avanti. Ok. Vai. Ce l'abbiamo fatto, perfetto. Guardie sparano a vista. Importante che non mi notino. Diego è all'offrenda. Dovrebbe essere su questo piano. Alejandro, ho trovato Diego. Dove? Eccolo laggiù, eccolo laggiù. Piccolo bastardo, stai per morire fra atroci sofferenze. Ok, ho visto una sola guardia fuori dalla sua porta, quindi in teoria dovrei potergli fare un Kinder sorpresa senza troppi problemi. Che succede? Qualcuno ha sentito cose? Per un secondo mi ero spaventato, ok. Perfetto. Magari prendiamo anche la sua pistola. Se ti sentono sparare ci staranno tutti addosso. Tutto molto interessante. Ho abbastanza coltelli per far fuori tutti. Diego! Diego è morto. Bravo, carnal. Prendi il suo tesserino, svelto. Io volevo la sua pistola. Oh oh! Le guardie stanno arrivando. Usala solo se necessario. Si scatenerebbe l'inferno. Va bene. Hai compagnia. Vattene subito da lì. Telefono! Qualcuno vada a rispondere, porco cane, aiuto! Attento. Qualcuno può vedere quella guardia. Lo faremo. Sanno che sono. Porco canaglia! Il coltello gli è rimbalzato addosso, praticamente. Non l'offrenda. È lì da qualche parte. È un'arma potenterrima ed è dorata, non dico altro. Oh, ti pago tutto lo stipendio dell'intero anno di lavoro, porco cane. Tutti i visitatori sono usciti. Adesso le guardie spareranno a vista. Ok, datti una mossa, ciccio. Quanto ci vuole per l'ascensore, dai. Li vedo laggiù. Vieni dentro. Ah, ma non ho preso il tesserino, porco cane. Aspetta. Ok, eliminati anche questi. Non ho proiettili infiniti, ma è quasi un colpo morto con quest'arma. Oh, date una calmata. Ok, manca il tesserino. Ma l'avevo palpeggiato prima. Dove poi è? No, era qua sopra. Posso prendere anche il denaro? Ribadisco, gente, non vengo pagato abbastanza. Ok. Scusate, sono la donna delle pulizie. Ho trovato quest'arma, la volevo lucidare per benino. Caboiazza. E date una calmata. Cane. Ok, eliminato anche questo. Lo vogliamo chiamare questo ascensore? Grazie, molto gentili. Ok, andiamo. Ci siamo, hermano. Da anni sin nombre corrompe la città. Ha dato il suo nome ai demoni. Oggi la riprenderemo. Adesso mai più. Sì. Potrei avere qualche altro proiettile, scusate? Il corpo della sicurezza. Come facciamo a passare? Fidati. Fidati di cosa, Alejandro? Siamo in due armati di pistola? E questo che cazzo è? Questo è il bastardo che stavamo cercando. Non mi dire che si fa aprire la porta fingendosi una guardia. Ma non è lo stesso tizio che pippava prima le droghe? Signore!
Beh, gliel'avevano detto che le droghe fanno male alla salute? Aspetta, ok. Ora ragioniamo. Dammi un secondo, se devo fare il cazzaro lo faccio fino alla fine. Sponda! No! Non è andata molto bene. Scusate. La camera pronta. Identifichiamo il sinnombre. Sicuramente non avranno notato che ho tentato di sfondare la porta. Diamo un volto al senso. Il carico della Spagna. Oh, Valeria, ciao. Jefe, dobbiamo muoverlo. Non interrompermi mentre sto lavorando. Se c'è un problema, risolvitelo e basta. Le assicuro che i miei uomini concluderanno l'accordo e che la merce sarà. Dobbiamo irnos ora. Aspetta, ma è lei? Buon viaggio. No, ci ha fregato. Andiamo. Fin dall'inizio. Incredibile. Non ci credo. Che c'è? La sicaria che ho incontrato di sotto, Valeria. E lei è il sinnombre. Valeria? Ne sei sicuro? Sì. Andiamo. Graves, sinnombre si spaccia per una sicaria. Entriamo. Ci siete? Sì. Ghost. Pronto. Prendila viva. Ah, guarda, ciccio, con la mia mira di M non faccio promesse. Salve, gente, qui la festa. Signore, gli ho sparato 26 volte. È morto un po' in ritardo. Tizio corazzato. Tizio molto corazzato, ora molto morto. Non deve fuggire. È un attimo, mi stanno leggermentissimamente sparando. Ok, ricarico, aspetta. Ma saltino all'improvviso. Sfondo la porta. Ah no, era solo un bagno. Pensavo fosse un'altra entrata. Aspetta. Valeriuccia. Ah, questo è Leandro. Corri, 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 corri. Beccala, 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 beccala. Buona. A posto, che la pappeggio io, cioè la catturo io, gente. Hai capito? È il sinnombre. Mi chiamo Valeria. Nascosta in piena vista. Nascosta? Io sono dappertutto, capito? Perfetto. Anche noi. Via. Graves c'ha la faccia molto furbina. Oh oh. Lui la conosce. E lei conosce lui. Oh, hermano, no. Che ti prende? Valeria! La conosco! È mia cugina! Da parte di padre. Padre Franco, quindi non è che ti puoi aspettare più di tanto. Anzi, Francisco! Scusate, giustamente. Giù. Quindi, come vi conoscete? Conoscere è un parolone. Ma le parole sono molto importanti. Rappresentano il nostro valore, no? Della verga che la puta che te vuoi. Wei! Sì! Sì! Ci volete aggiornare, magari? Vamos! Diglielo! Io non prendo più ordini. Neanche i cani di La Salma s'abbaiano contro di me. Era nell'esercito. Eravamo commilitoni. Squadre diverse, stessa unità. Voi eravate quelli rozzi, no? Los Vaqueros. La mia squadra rigava dritto, signore sì, signoras. Fino al raid contro il figlio di La Aragna, ti acuerdas? Ricordo benissimo. I suoi dovevano tenere fuori dalla città i sicari di La Aragna e impedire un massacro. Ed è quello che abbiamo fatto. Certo, perché eravate voi i suoi sicari, eh? No! È stato scortato in montagna senza incidenti. Abbiamo impedito il massacro. Doveva finire in galera. L'hai ucciso e sostituito. Ho creato un vuoto di potere e l'ho colmato. Servo alla Salmas. Alla Salmas servono soldati, non sicarios. E usted? Sei un disonore per l'esercito. I tus hermanos, no? Perché lo fai? Denaro. Beh, dimmelo tu. Sei un mercenario, no? Se non lo fai tu, lo fa la concorrenza. Sei dei narcos e nascondi un terrorista. Il terrorismo giova agli affari. È un'assicurazione. Che cazzo significa? Finché ci sarà la guerra al terrore, non ci sarà mai una guerra alla droga. Ah! Volete quel cosiddetto terrorista ai missili, quindi vi servo. Per impedire un massacro. Giustamente. No, non ci sto. Non cambia niente. Cambia tutto, invece! Cazzo! Non fate accordi con lei. Finirà male. Lui la conosce meglio di tutti, quindi varrebbe la pena fidarsi. Adesso devi raccontarci la verità. Voglio i missili, voglio il bersaglio e voglio Hassan. Ti do 10 secondi, poi vedrai la differenza che c'è tra i metodi dell'esercito e i miei. Non conosco i bersagli. Sono un corriere, trasporto cose.
posso dirvi dove trovare i missili. Al vostro ritorno vi dirò dove si trova Hassan. In cambio mi lascerete andare e non romperete le palle alla Salmas se me larga via. Mi sembra un accordo valido. Ci sarà la fregatura? C'è sempre la fregatura. Fino ad allora resterai qui. E Graves ha la faccia furbina? Non mi è piaciuto fin dall'inizio quell'uomo tramacose. Le informazioni ottenute, c'è una piattaforma a 400 miglia nautiche al largo del Golfo del Messico. La piattaforma non è attiva ed è usata dai contrabbandieri del cartello come punto di scambio. Un cargo è ancorato a 500 metri a nord-ovest da lì. L'intelligence conferma lo spostamento di un container dalla nave alla piattaforma. Adesso il container è in cima alla piattaforma. Crediamo che questo sia il missile. Di F-141, il colonnello Vargas e la Shadow Company si infiltreranno con tre squadre per abbattere i due bersagli. Ghost condurrà l'assalto alla nave. Graves, Soap e Alejandro penseranno alla piattaforma e al missile. Troverete forte resistenza. Ma va. Avete ordine di eliminare qualsiasi minaccia. Ah, dannazione. Ovviamente c'è il mare leggermente mosso. Macello! Là c'è il bersaglio! Shadow 1 e 2 ai punti d'aggancio! Uniamoci alla festa! Almeno siamo una squadra bella numerosa! Ricevuto, pronti all'assalto! Rimaniamo in contatto! Se Valeria ha ragione, saliamo, entriamo e disarmiamo il missile! E se ha mentito? Spero di no! Che Dio ci aiuti! Può essere una trappola! Occhi aperti! Ok, l'importante è che non ci abbiano sentito arrivare. Ricevuto, al lavoro. Dobbiamo entrare in silenzio o entriamo a... Sì, insomma, volevo dire cazzo duro, ma ormai l'ho detto. Amen per i family friendly. Ci siamo. Bellissimo così. Praticerrimo. Aspetta, ho problemi con l'altezza. Il missile è su questa piattaforma. Isoliamola completamente. Ok, per ora tutto tranquillo. Sì, ma era anche mezzo sordo il tizio. Vabbè che il rumore della tempesta ci dovrebbe coprire. Sto entrando. Fateli fuori, perfetto. Molto pulito fino adesso. Non mi fido minimamente, quindi apriamo con molta calma. Quale parte di apriamo con molta calma? Non era chiara, Lon? Porca boiazza. Ok, buongiorno, ce n'è su. No! Stanza pezzo sicuro. Di erba. Ok. Shadow 1, raggiungo le scale a sud-est. Amici a destra. Preso. Mi ringraziate dopo, ricarica. Due su tre. Fate voi? Signore! Si è fatto male, mi sa, eh. Perché domani non ti rialzi molto bene. Porca buia, quanto è grande sto posto. Sono troppo epiche queste scene. Sono di una tatticità assurda. Ehi, ehi, tatti buono, ciccio. Ok, occhio. Ci vogliamo infiltrare, signori? C'è la coda praticamente per saltare sto posto. Oh, eccoli che arrivano. Procediamo al punto principale. Ma non potevate lasciarlo cagare in santa pace? Portando la nave con Shadow 3. Ricevuto, sto entrando. Bello sto arma. A terra. Vai, 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 lancio la gran... Ah, mi stanno sparando dalla finestra! E non capivo, porco cane. Cos'è quest'arma? Quei cabrones sanno di noi. Facciamo in fretta. Shadow tutti fuori, dobbiamo trovare subito quel container. Ricevuto, vado. Ok, probabilmente mi serve per sparare in maniera più precisa dalla distanza. Oh oh, questo non va bene, questo non va bene. Sparano bengala dalla piattaforma. Mettete mezzo. Sono segnali. Stanno attivando tutto là sopra. Per lanciare il missile. È la prima fase, c'è ancora tempo. Shadow, Shadow, il missile è di porto. Azione, copritemi, vado io allora. No, c'è troppa resistenza, c'è decisamente troppa resistenza là davanti. Oni. Cavalca, scavalca, ciccio. Cerchiamo di stare bassi e avanziamo. Avanzo. Casino. Oh, granata, granata, granata. Aspetta, aspetta, vedo che stai arrivando campione QB. È morto? È il cugino, no, però. Ora molto più morto. Copritemi, copritemi, copritemi che passo di qua. Veloce, encio tutto il giorno. Ok, la squadra sta avanzando. Great, scoprimi, dannazione. Aspetta. Aspetta che non è l'unico. Morto, più morto. Signore, guardi che la vedo lì dietro. Aspetti che ricarico. Che gentile, ho aspettato che ricaricassi. Signore, aiuto. Libero. Ok, a posto. Casino. C'è un rumore là fuori assurdo. Piattaforma sicura, raggiungiamo il container.
Ricevuto, conferma appena l'obiettivo è neutralizzato. La tempesta sta peggiorando? Ok, abbiamo raggiunto il container. Sta per lanciare, gente. Oh no! Dov'è il sistema di controllo? Su quella cazzo di nave. Capo, oh, oh. C'è un problema. Il missile è armato. I comandi devono essere sulla nave. Conosci gli ordini, ragazzo. Ferma quel lancio. Alejandro in copertura. Soap, tu vieni con me. Raggiungiamo la nave. Guardo le spalle, hermano. Agganciati, Soap. Non promette molto bene laggiù, eh? Vedo cassi in movimento, porco cane. Oh, oddio. Vedo i comandi del missile. I comandi del missile sono in faccia. Ricevuto. Via, via, andiamo. Ghost, qui 01. Siamo tornati in acqua. Presto saremo da te. Ricevuto. Qui siamo sotto attacco. Fate attenzione. Ricevuto. Una volta a bordo saliamo in plancia. Poi prendiamo i comandi e fermiamo i missili. Sì, signore. Lo portiamo. Super la rampa. Come super la rampa? Ma sei ma sei pirla. Ah, ho spappolato tutti gli incisivi, porco cane. Ah, ha fatto malissimo. Vediamo di sparare un po'. Graves, te sei completamente fuori di testa. Ok. Oh mio Dio. Le coperture si muovono. Come facciamo a procedere in questo modo? Aia. C'ho le scatole che mi schiacciano. Aspetta. Aiuto. Casino. Mi rifugio qua dentro, ho paura. Non vado più a giocare con voi. Aiuto, sono tanto bloccato. Aiuto, aiuto, fatemi uscire. Via, 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 di qua. Aspetta. Oh. Coccane, orco cane. Salta sopra, non posso rimanere qua in me. Farmi sparare, ok, buoni. Riunione praticamente. Aspetta che sono tutti lì. Un attimo che ricarico. E sono subito da voi. Scusate, buongiorno. Qualcuno ha un bel container per me? Oh. No, qua. Non so dove andare, signore. Signore, grazie di aver aspettato. Molto gentile da parte tua. Aspetta. Buono. Occhio. E quanta gente c'è? Lo so che sto ricaricando. Aspetta. Ah, un attimo. Posto. Sì, vabbè, ma se mi tocca il container non è che mi distrugge. Se ti schiaccia è un conto. Mi rendi colpi da nazione. Oh, porca boia. Un sacco di gente là davanti. Aspetta. Come faccio a batterlo? Ok, si può fare anche così. Buoni un secondo. Che un casino qua. Signore, ha rotto i maroni. Ho detto che ha rotto i maroni. Ok, a posto. Vi giuro, sono nel panico più totale, non si capisce nulla. Aspetta, quelli sono più buoni. Oia. Con la copertura che si sposta non riesco a fare niente. E te mi rifugio dentro. No, signore, si sposti. Mi rifugio qui, mi rifugio qua. Oh, cos'è? Si sta pagando tutto. Oh, finito i colpi, signore. Mi presta l'arma molto gentilmente. Dannazione, non riesco a trovare un'arma che sia sufficientemente carica. Arrivo, ragazzi. Mi servono i proiettili, non posso far fuori i nemici e ceffoni. Salve. Mi dovresti... Ghost, fammi passare. Ma stia scherzando, ma siete degli imbecilli. Controlla, i comandi sono dentro. Ah, piazziamo del C4, mi sembra giusto. Ok, indietro. Quinta da uno, facciamo saltare la porta della plancia. Adesso. Andiamo, procedere in plancia. Andate avanti voi. Via. E che cocchio, mi sono fatto sparare addosso abbastanza quest'oggi. Ok, occhio. Va avanti, sergente. Aspetta che non mi fido. Eccolo laggiù. Peccato. Perfetto. Occhio, c'è uno lì dietro. Sergente, prossima stanza. Ghost, stai calmino. Via libera. Oi, cattivone. Dove è andato? Lancia due ponti più in su, giusto? Affermativo. Aspetta che mi sta salendo un'ansietudine assurda. Li prendo a manaiate sulle gengive. Forza. Oh. Andiamo lassù. Mi sta venendo un mal di mare incredibile. Occhio. Minato. Corridoio, sergente. Sorprendi. Un attimo. Ok, li ho sorpresi abbastanza. Avevo una faccia molto da kinder sorpresa. Ok, tutto tranquillo. Scusa, Greg. Porta pazienza, mi sei arrivato così all'improvviso. È anche normale che poi ti spari. Stanza libera. Posto. Libero. Tutto tranquillo, sì, ottimo. Corridoio libero. Qua meno libero. Buoni, figlioli, buoni. Ci sono proiettili per tutti, non litigate. Granata, pezzo di erba. C'erano i suoi colleghi prima, gli avrebbe tirato una granata a loro. Allora, vediamo la stessa tattica. Ti lancio la flashback anch'io e tanti saluti. Ok, saliamo rapidamente. No. T'ho visto. Ti lancio ancora una granata. Ah, nessun equipaggiamento, non ho granate standard. Oh!
Non era mia la granata? Sono esplose cose là dentro. Facciamo finta di nulla che è meglio. Posto? Abbiamo eliminato tutti. Signore, ha preso una smusciata sulla sedia, poverino. Bene, vedo i comandi. Mi collego. Dai, che sta per lanciare il missile, lo vedo laggiù. Avanti, avanti. Cazzo, non possiamo fermarlo. Come no? Troppo tardi. Il codice d'arresto. No, ma sarebbe comunque tardi, mi dispiace. Capo Gold Eagle, qui Shadow 1. Missile in fase di accensione, pronto al decollo. Ricevuto? Ok, Shadow. Se non si disarma, lo distruggeremo. Ricevuto, capo. Attendere. Vai ai comandi. Questo dobbiamo farlo insieme. Abbiamo poco tempo, perciò sbrighiamoci, fratello, ok? Facciamo cosacci insieme, non è un problema. Un lavoro per due, Soap. Sono dentro. Capo, siamo ai comandi. I nostri ordini? Inserisci il codice DPL e lascia fare al missile. Codice DPL. Detonazione post-lancio. Distruggeremo la piattaforma con il missile. Alejandro è laggiù con gli Shadow. A tutte le unità, evacuare la piattaforma! Evacuare la piattaforma! Ricevuto, quanto abbiamo? Un minuto! Ricevuto, in movimento! Ci siamo! Soap, mettiti ai comandi! Cosa devo fare? Mi serve in modalità diagnostica per bypassare il login. Ok. Soap, premi clear e mode allo stesso tempo. Quindi così? Quanto? Ehi, che sta succedendo? Una piccola magia informatica. Bene! Mi serve l'ultimo carattere sulla riga 2, colonna 1. È una C, quindi 4. È C, Charlie. Perfetto. È diretto a New Orleans. Adesso non più. Bersaglio aggiornato. Premi X ed è fatta. Ok. Guardaci lo spettacolo, sergente. Quindi cosa fai? Siamo a tutti pronti al botto. Missile partito. E torna giù direttamente. Wow! Ma non potete farlo esplodere in mare? Cosa sarebbe cambiato? Ah, così non possono usare più la piattaforma? Cazzo, palla di fuoco. Porca di Graves è fuori di testa, eh. Alejandro, tutto ok? Porca puttana! È stata una cosa assurda! Già. Va bene? Fermati, poi? Va tutto bene, hermano. Capo Gold Eagle, qui Shadow 1. Colpi a segno. Missile piattaforma KO. Ricevuto, Shadow 1. Ottimo lavoro. Lasciate la zona e andate a casa. Soap, Ghost, grazie. Ben fatto. Ricevuto, capo. Rientriamo, gente. Oh, un'altra giornata di onesto lavoro? Ok, la prima parte della missione l'abbiamo completata. Ora dobbiamo recuperare Hassan assolutamente. Oh, le informazioni della tizia erano giuste, non possiamo dire nulla. Beh, una cosa è certa, questa squadra ha membri molto capaci, eh. E fondi pressoché limitati, mi sa. Ah, le Shadow Walk. Cos'è? Come andrà d'ora in poi? State indietro. Che succede? Cosa? Indietro. Scherzi. È la mia base. Non è una base. È un notevole impianto segreto. Mi piace? Lo prendo. No! Voi ragazzi siete stati sollevati dall'incarico. No, 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 no. Non prendo ordini da te. Non l'ha detto Valeria. Sto iniziando a chiedermi che altro non so sulla tua affiliazione con un boss della droga. Ma per favore! Cosa cazzo mi hai detto, prendeco? Stai esagerando, Graves. Non farlo. Non farlo. E nessuno si farà male. Ci stai minacciando? Soldato, io non minaccio. Io garantisco. Quindi non... fatelo. Chiamo Shepard. Il generale Shepard vi saluta. No, pure lui. L'avete presa bene. Sa di questa storia. Mi ha messo a capo di questa operazione da adesso in poi. Perciò fatevi da parte e lasciate che ci pensino i professionisti. Perché ne stiamo parlando come fosse una trattativa? Non lo è. Io ho i miei ordini e voi i vostri. E tu chi cazzo pensi di essere, cabrone? I miei sono là dentro. Temo di no. I tuoi uomini sono... no. In arresto. Eccolo lì che fa la boiata e si fa sparare. Cosa fai? Wow, wow! Ma siete scemi! Beh, Ghost non si fa problemi. No, Alejandro è stato preso. Porca boia! Hanno preso anche Soap, credo, alla spalla. Oh no 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 no. Quel bastardo di Shepard. Graves è la sua pedina, ovviamente.
Oh, siamo disarmati quindi? Sop! Non puoi essere disarmato! Mi senti, Ghost? È stato un errore, fratello. Tiragli una granata. Non doveva andare così. E Ghost è sparito. Porca troia. Come farebbe un fantasma? Maledetto Graves. Torneremo a prenderti, questo te lo garantisco. Sospettavo che potesse essere stato Shepard ad aver fornito i missili ai cattivi. Perché quando hanno detto, dobbiamo scoprire chi è stato, lui ha detto, no, io voglio scoprire dove vanno, non chi glieli ha forniti. Perché lui lo sapeva già. Che stanno combinando? Ma stanno cercando Hassan? Sì, ma stanno facendo una strage fra i civili. Soap, come te la cavi? Ha un bel buchetto sulla spalla, mi sa. Sì, sì. Trasporti in arrivo sulla vostra posizione per tutti i prigionieri. Servono subito rinforzi alla piazza nord. Aia, siamo da soli. Qui, bravo 7-1 alla cieca. Mi ricevete? Ghost, qui 7-1, mi ricevi? Non c'è neanche lui? Dove poi è finito? Cazzo, dove sei, Ghost? Ok, dobbiamo procedere alla cieca? Per davvero? Con un braccio fuori uso? Ma non hai degli antidolorifici? Qualcosa? Un kit medico? Mi sembra che stia anche zoppicando. No, sta messo male. Sta messo abbastanza male sto povero Cristo. Soap? Soap, sono Ghost. Mi ricevi? Sì, fratello. Meno male. Johnny. Aia. Johnny, mi ricevi? Fate morire Soap. Ti sento. Ti credevamo morto. Aia. Ferito. Isolate l'intera zona. Se Ghost, Soap o Hassan sono qui... Non sono un medico. Dimmi qualcosa che non so. Tieni distretto il tuo sangue, ti servirà. Grazie per la dritta. Tu vieni con me. Sì, signore. Questo lo sapevo anch'io, dannazione. Ok, la città è sotto il controllo della Shadow Company, a quanto pare. Ma per davvero? Ma traditi così? Porca moia. Dove ti trovi? C'è una chiesa, ci sto andando. Troviamoci là. Dovrai improvvisare per sopravvivere. Ma va. Diamolo insieme ai suoi amici. Graves e gli Shadow stanno facendo una carneficina. Cercano Hassan. Hassan e noi. Ok, cerchiamo di procedere nel vicoletto. I tizi sono spariti, in effetti. Non resteranno qua a pattugliare la zona. Devo trovare qualcosa con cui curarmi, santo cielo. Devo rattopparmi per benino. Basterebbe dell'ago del filo. Se il proiettile è ancora dentro è un problema, tuttavia. Ok, loro sono da quella parte. Oh, magari non passiamo proprio davanti all'auto. Ma stanno sparando ai civili così! Questa è un'esecuzione in pieno stile. Hanno trovato dei poliziotti corrotti qui vicino. Ma è Graves quello! Oh mio Dio, quel bastardo di Graves! Guarda, hanno ammazzato tutti! Ma pensano che i civili nascondano noi? Molta calma, ciccio. Apri la porticina. Spavento! Porca boia! Che cosa vedi? Un massacro. Poveraccio. C'è una corda. È un inizio. Cerca ancora. Oh mio Dio, devo fare survivalista craftando quello che mi serve per sopravvivere? Mi prendi in giro? Staccato un pezzo dell'elica. Lega il pezzo dell'elica con la corda e forza una porta. Eh? Non sembra la tua prima volta. Anni d'allenamento. Ok, questa mi suona strana, ma... Se lo dice Ghost, mi fido. Sai craftare anche un fucile d'assalto? Non sarebbe male. Ok, cerchiamo quindi di forzare la suddetta porta. Ok. Ce la fai? Incredibile. Il pezzo dell'elica si è rotto. Merda. Ha fatto superare la porta. Affermativo. Bene, tieni gli occhi aperti. Là in giro ne troverai altre. Cioè, se spara ai bambini, Graves merita no la morte, la tortura a vita. Ehi, ragazzi, portatelo via. Andiamo. Tu, vieni con me. Zitto. Avanti. Che cosa abbiamo qui? Mira, tenemos más policía. Poliziotti con i cartelli, eh? Mostriamo come puniamo i corrotti. E sin nombre los matará por esto. No, e sin nombre non può aiutarti, amigo. Le scortarà la maldita cabeza. Signore, non provochi Graves. Chiudi la bocca, cazzo. Almeno non l'hanno ammazzato. No, mas habla. Che fa? No! Questo ti sarà muy familiare. Non mi dire che lo acceca. Procedi. No! Ah, ok. Te voglio dare in tutta... Caboiazza. Portatelo via, mettetelo insieme a tutti gli altri.
subito, comandante. Dannazione, se riuscissi a stendere uno di loro, ma non sono in grado allo stato attuale. E godono dell'appoggio della gente del posto. Se stanno nascondendo Hassan, voglio che lo staniate! Ciccio più veloce! Che? Ma che cazzo? Oh mio Dio, sta parte è ansiogena. Overnight out, signore. Per lei è troppo tardi. Non riesco neanche a vedere nulla. Mi serve una torcia, dannazione. Ah, chiedetevi, sarà dato. Proprio quello che aveva ordinato il dottore. Ho trovato una torcia. Non distante dal suo precedente proprietario. Bene, sta attento. Può farti luce ma anche attirare l'attenzione. Ah. Hai novità? I mercenari stanno facendo una strage. Crimini di guerra. Mi viene voglia di commetterne un po' anch'io. Sono tiranni, vanno fermati. Ci daranno luce verde contro questa gentaglia? Niente più luce verde, Johnny. Siamo per conto nostro. E il capitano Price? Price non c'è, no. Il vecchio non ci tirerà fuori. Non questa volta. Mi fido del capitano. Se sapesse di noi, sarebbe qui. Scegli bene di chi fidarti. Le persone vicine sono quelle che possono farti più male. Ottimo consiglio, tenente. Da grande voglio diventare come te. Devi diventare migliore di me, Johnny. Santo cielo, avrò il mio bel da fare. Avrò il mio bel da fare. Come no? Sopravvivrò così a lungo? Forse no. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Questa parte ce la completiamo nella prossima puntata. Devo dire che sto gioco lo sto adorando. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi regalo la Desert Eagle d'oro. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!